dell'Eucaristia, sono state trovate delle borse. Se qualcuno l'ha smarrita, ecco, può avvicinarsi qui. Bene, riprendiamo i lavori. Grazie agli animatori del canto, ci avete aiutati veramente. È stato molto bello ascoltarvi. Stamattina abbiamo iniziato già con la celebrazione eucaristica presieduta da padre Francesco Colacelli, che ci ha regalato anche una bellissima omelia. A nome suo rivolgo il suo saluto a tutti voi. Bene, ad animare la sessione mattutina è il professor Giovanni Chifari, teologo, collaboratore prezioso sia della nostra rivista, dell'organo ufficiale dei gruppi di preghiera di Padre Pio, la Casa Sollievo della Sofferenza, sia della direzione generale. Grazie Giovanni per il lavoro che svolgi, ne approfittiamo per rivolgerti gli auguri di buon onomastico. Grazie Leandro. Va? No, devi girare qui. Come si fa? Scusa. No. Ecco. Ecco, adesso sì. Bene, grazie, che diventino preghiere, perché come dice Papa Francesco, la preghiera è quella che ci aiuta a presentarci al Signore. Ebbene, noi siamo quelli del secondo giorno. Ieri era il primo giorno, era la grande apertura. Domani è il terzo giorno, domani è Pasqua, questo triduo pasquale così virtuale. Oggi è il secondo giorno, è il giorno nel quale siamo chiamati a legare, a religere in un certo modo, per parafrasare il termine che richiama la religiosità, legare, mettere insieme, partendo dalle coordinate che sono emerse ieri. Le vogliamo ricordare brevemente: la misericordia, presentata in tutta la sua natura teologica in modo mirabile dall'arcivescovo Monsignor Bruno Forte, uno dei più grandi teologi italiani. Io ricordo di aver studiato sui suoi libri anni fa, quindi era già in voga anni fa, quindi pensiamo. E poi altre due coordinate, Padre Pio, ed è la relazione di Padre Carlo, e poi insieme ai gruppi di preghiera, e poi Casa Sollievo della Sofferenza con la relazione di Suor Lucia. Queste sono le coordinate nelle quali ci muoviamo e nelle quali stiamo cercando di approfondire questa dimensione della misericordia. E allora, a questo punto, per procedere in questo secondo step, è bene sgombrare il campo da due rischi che subito si possono annidare, si possono presentare in questo nostro percorso. E fondamentalmente sono quelli sui quali da sempre la Chiesa si confronta, e cioè avere della misericordia un impatto che la faccia presentare solo come idea, quindi la misericordia come idea, o la misericordia come valore declinato nel perdono al quale possiamo tendere. Questi possono essere due problemi, due rischi, perché avere della misericordia un'idea che ci affascina, abbiamo sentito ieri, è misericordia, molto bello, un'idea bella che ci piace, che può generare in noi certi ragionamenti. Bene, facciamola abitare dentro di noi questa idea, ma dobbiamo ancora digerirla. Ma se rimane un'idea, avremo un approccio di tipo intellettualistico, che poi non produce nulla a lunga distanza. La politica, ne parlava Padre Marciano ieri, la politica è fatta di tante idee che cambiano molto velocemente. L'esperienza cristiana non è l'esperienza di un'idea. Vi ho dato un indizio, ho detto esperienza. C'è qui Padre Guglielmo che parlava di esperienza. Quindi non è un'idea, ma non è neanche un valore. Solo un valore. E qui abbiamo 200-300 anni di storia europea che ce lo mostrano. Da quando si è insistito su sola ragione, l'illuminismo, quasi una reazione di difesa della Chiesa è stata quella di dire: ok, allora abbiamo i valori,
non intangibili, eccetera, lavoriamo sui valori, ma questo cosa ha creato gradualmente, pensiamo ai nostri giovani, io lavoro anche con i giovani, repulsione, perché noi ci presentiamo solo con i valori e i ragazzi scappano. Forse non è questa la strada. Non è solo questione di valore, la misericordia. Bisogna, come dice Papa Francesco, entrare dentro la misericordia. E questo è impossibile se non c'è una oggettivazione dell'esperienza di Dio che si è fatta. Abbiamo fatto esperienza di Dio. Che significa fare esperienza di Dio? E qui ce ne parlerà Padre Guglielmo. È importante questo. Se puntiamo tutto sui valori, rischiamo di essere aridi. E anche una formazione basata solo sui valori agisce poco, è infruttuosa alla lunga, perché il valore è quasi una qualcosa di coercitivo che tu imponi a te stesso, ti impegni a fare qualcosa, ma non siamo noi che possiamo fare qualcosa per Dio, è Lui che ha già fatto qualcosa per noi, ce ne dobbiamo solo accorgere. Qui scatta la conversione. Quindi questi due rischi da evitare. Ritengo che un compito fondamentale ce l'abbiano i sacerdoti. Siete chiamati ad accompagnare. Quanti si presentano ai vostri gruppi domandandovi perché? Molto, in molti la mediazione, l'elemento che li porta ad entrare nei gruppi, in molti è la sofferenza. Si è sperimentata una certa sofferenza nella vita. Allora voi dovete essere bravi a condurre e a far comprendere che non coincidiamo con la nostra sofferenza, non coincidiamo con il nostro problema. E qui ne parlavamo prima con Padre Guglielmo, l'importanza della confessione. Lui passa gran parte delle sue ore del servizio a confessare. Ieri si è parlato anche di alcuni aspetti sui quali io vorrei ritornare, ma non posso farlo adesso, casomai poi se c'è una fase dibattimentale o anche nel pomeriggio, se mi domanderete sarò pronto a rispondervi su questo, ma bisogna riflettere sul tema del peccato, perché il Vangelo di Giovanni parla di un peccato al singolare. E qual è questo peccato al singolare che il confessore deve aiutare a far discernere? C'è un peccato al singolare, mettere la nostra vita, i nostri progetti al posto di Dio, è questo, secondo la scrittura. Dare consigli a Dio, c'è un salmo che lo dice, non posso approfondire. La parola di Dio, come usare la parola di Dio all'interno dei nostri gruppi, anche qui non posso approfondire, mi piacerebbe, ma la parola di Dio è casta, è pura, è pudica e si sottrae a ogni forma di cattura e di colonizzazione. Diventa ermetica, si chiude. Quando la vogliamo utilizzare per suffragare una nostra idea, anche se bella, anche se nobile, la parola di Dio si chiude. E poi, sì, discernimento, si diceva, è compito vostro, la gioia. Oggi i ragazzi si lasciano prendere dalla gioia. C'è una gioia e c'è un'altra gioia. Mostrate l'altra gioia. Padre Rupnik dice che la mente con cui parliamo e riflettiamo del calcio, per esempio, non è la mente con la quale possiamo pensare Dio. Quella è una mente euforica, a volte, no? Il calcio, avete sentito, girano nei siti sportivi l'esultanza del telecronista islandese per la storica qualificazione dell'Islanda agli ottavi di finale. Questo si mette a gridare, questa è la gioia euforica. C'è un'altra gioia. Padre Guglielmo, mi ha colpito molto, leggendo la sua biografia, la generosità di questo giovane Alessandro, è il suo nome iniziale, che durante la Seconda Guerra Mondiale, poi questo magari ce lo racconterai, salva la sorellina che era stata rapita, presa dai tedeschi. Che grande generosità! Il Signore vede nell'intimo. E poi questo giovane che sente il fascino dello studio, l'amore per lo studio, passava in biblioteca gran parte delle sue ore, studio e preghiera, sarebbero diventati i binari della sua vita. Beh, studio e preghiera, c'è tutta la tradizione della Chiesa, studio e preghiera. E poi
Lui adesso, fra un mese, fa 60 anni di sacerdozio, il 25 luglio del 1956. Quindi 60 anni, vorrei che ci fosse questo. Ringraziamo il Signore, Casa Sollievo aveva un poco più di due mesi, lo stesso anno di Casa Sollievo, quindi c'è un legame che fin dall'origine è fortemente presente. Lui nella sua generosità voleva fare il missionario, si sentiva chiamato ad essere missionario. L'incontro con Padre Pio cambia un po' le cose, no? Stai lì e prega per me. Noi presentiamo a Dio le nostre idee, i nostri progetti, ma poi Lui compie la sua via. Presenta al Signore, manifesta al Signore la tua via ed Egli compirà la sua opera. Vecchia traduzione della CEI, adesso l'hanno un po' cambiata. Gruppi di preghiera, ne fonda insieme ai suoi validi collaboratori più di 400 e tutt'oggi svolge la sua diaconia nella chiesa della Basilica della Madonna dei Sette Dolori e anche nell'altra parrocchia. Lui adesso ci dirà una cosa, mi colpisce, lui sta lì, celebra la messa alle 6 del mattino, poi confessa. Vedete, non dobbiamo inventarci chissà che per attirare la gente. Oggi siamo tutti sotto l'egida di questa nuova dittatura, cerchiamo di colpire la gente con effetti speciali. L'uscita, la periferia, ok, uscita, periferia, va bene, ma attenzione, impariamo a stare dentro anche e la gente verrà da sé, perché noi eserciteremo fascino. La gente cerca la vita, la vera vita, non altro. Bene, lui ci parlerà di alcune cose, ma adesso lascio a lui la parola. Grazie. Pace e bene. Pace e bene. Buona giornata e buona continuazione di ritiro e di studio e di godimento dello spirito di Padre Pio. La mia relazione ha come tema l'esperienza e l'organizzazione dei gruppi di preghiera d'Abruzzo e ovviamente del Molise. Io saluto fraternamente ognuno di voi. Mi trovo un po' a disagio perché di solito non sto seduto su un posto che potrete anche chiamare cattedra. Sto meglio, come diceva il caro Giovanni, dentro un confessionale o in fondo a una chiesa, in mezzo a un'assemblea. Mi piace perdermi perché è difficile presentare Gesù quando dobbiamo presentare anche la nostra persona. Io da Padre Pio ho imparato tante cose buone, cercherò di dirvele, ma una cosa essenziale, che la storia è la successione di pennellate della sapienza di Dio, che ne pensino, che facciano gli uomini. Ho imparato che è Dio a guidare questa umanità. E Padre Pio per me è stato il mediatore, il Giovanni Battista che prepara la via al Signore. Questo ha fatto Padre Pio, con la sua preghiera, la sua immolazione, la sua carità. Mi dispiace che non c'è Sua Eccellenza, è ovviamente tanto impegnato, però lo dico perché è sempre bello che insieme ai figli ci sia il padre, e so che lui lo fa veramente con piacere e con amore questo. E allora, io devo dire, sono arrivato a Padre Pio proprio perché l'ha voluto il Signore. San Francesco mi ha chiamato, ma Padre Pio mi ha abbracciato. Volevo vedere San Francesco e Gesù mi ha portato da Padre Pio. La prima volta che mi sono trovato davanti al Padre, ho sentito dentro di me queste parole: volevi vedere San Francesco? Eccolo. Quando ricordo questo momento, mi torna alla memoria la risposta
che diedi a me Maripaille. Io chiesi a lei: chi hai visto in Padre Pio? E lei mi rispose: del Padre ho visto Gesù. Io nel Padre ho visto San Francesco. Bramavo di arrivare a Padre Pio, ma tante le difficoltà, anche la mentalità che allora invadeva un po' i nostri conventi. Non si può andare da Padre Pio perché se ci andiamo noi frati facciamo la reclame. Io trovavo molto scialba, per non dire sciocca, questa riflessione, perché se Padre Pio ha bisogno di noi frati per farsi la strada, la fama nel mondo, sta fresco con tutto quello che gli sappiamo dare noi. Padre Pio, quando arrivai, mi strinse a sé con un abbraccio fortissimo. Poi, dopo la sua benedizione, sono tornato a Pescara. Un mese sono stato senza recarmi dal padre, però devo dire che mi mancava come quando manca il respiro. Non mi sapevo spiegare. Mi venne in sogno. Io passeggiavo pregando nel viale del nostro convento. Vedo arrivare Padre Pio, severo e sorridente. Gli corro incontro e gli mi domanda: perché non vieni? Ho spiegato il motivo. Ha detto: ti sto aspettando. Man mano che lo frequentavo, mi sentivo sempre più legato al suo affetto. All'inizio sentivo più il bisogno di recuperare lo slancio della mia consacrazione sacerdotale a Dio e della mia vocazione francescana cappuccina. Mi confessavo settimanalmente da lui. Le esortazioni erano brevi, essenziali, i consigli mirati. Dopo alcune espressioni uscite dalle sue labbra, come questa: se potessi camminerei con la testa, un giorno senza dolore io morirei di dolore. La mia attenzione si è fermata spontaneamente sulle sofferenze e le pene quotidiane del padre. Una scoperta. Ho sentito il desiderio di sostenere il padre, di offrire preghiere e mortificazioni per lui. Avevo dimenticato me stesso. Ha detto un giorno: aiutatemi, sono il Cireneo che porta la croce per tutti voi. Una volta gli avevo chiesto di scrivermi un pensiero dietro un'immaginetta. Si scusò mostrandomi le mani livide, le dita viola, impossibilitate a reggere la penna. Dopo 2 mesi, quando non ci pensavo più, mi diede l'immaginetta con questa scritta: Maria ti guidi col suo materno sorriso. La Madonna è la mia passione. Disse, perché l'amore per le anime era grande in lui: quando afferro un'anima, io non la mollo più. E questa affermazione rispondeva perfettamente a un mio timore. Adesso sto qui, tutto va bene. Ma dopo, io vado da una parte, Padre Pio va dall'altra. No, non la mollo più. Il 5 maggio 1966, decennale dell'inaugurazione della Casa Sollievo, presente il Cardinale Lercaro, Padre Pio rivolse un messaggio di saluto a tutto il mondo e il suo testamento e la sua definizione della preghiera. Potrete cercarla, darla a riscontrare, non ve la leggo tutta, un pochino sì però. È la preghiera, dice Padre Pio, questa forza unita di tutte le anime buone, muove il mondo, rinnova le coscienze, sostiene la casa, conforta i sofferenti, guarisce gli ammalati, santifica il lavoro, che oggi non c'è più, eleva l'assistenza sanitaria, dona la forza morale e la cristiana rassegnazione all'umana sofferenza.
spande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e debolezza. Io in questo momento presento l'umanità come in un ospedale, tutta l'umanità che ha queste ferite, ed ecco la preghiera, la medicina di Dio. E allora Padre Pio dice: pregate molto, figli miei, pregate sempre, senza stancarvi mai, perché è proprio alla preghiera che io affido l'opera, quella che Dio ha voluto e continuerà a reggersi e prosperare mediante l'aiuto della Divina Provvidenza. Dio onnipotente e misericordioso accetta per sé stesso ogni beneficio fatto ai fratelli sofferenti. E qui diventa il binomio inscindibile: gruppi di preghiera, casa sollievo, la fede, la carità. Poi ho letto ultimamente un libro del professore Ignazio Ingrao, parla di Padre Pio, meravigliato racconta di questo sacerdote prima punito, imprigionato, diffidato e poi portato in trionfo con la sua sacra urna a San Pietro a Roma per volontà del Papa. Scrive: amava ripetere, sono un povero frate che prega, convinto che la preghiera è la migliore arma che abbiamo, una chiave che apre il cuore di Dio. Questa fondamentale caratteristica della sua spiritualità continua nei gruppi di preghiera, dice il professore, da lui fondati, che offrono alla Chiesa e alla società il formidabile contributo di una orazione incessante e fiduciosa. Umile, costante e devota, diceva Padre Pio. La preghiera è il sangue. Questo è il prezzo che Padre Pio ha pagato per i suoi gruppi, per la casa sollievo e per tutto il mondo. Padre Pio mi ha insegnato a vedere Dio nella vita, nel dolore, nella gioia, nel sacrificio, nell'apostolato. Mi ha messo davanti la ricchezza di Dio da godere e le opere di misericordia da compiere. Padre Pio è un trinomio: amore, preghiera, sacrificio. E rimane sempre mediatore, maestro e padre. Sintetizzo. I gruppi di preghiera. Due concetti fondamentali li definiscono. Primo è gruppo di Padre Pio. È specifica la paternità, inconfondibile. Io ricordo qualche volta, ero vicino a Padre Pio, arrivava qualche persona, ci siamo riuniti a pregare, Padre, abbiamo pregato come tu ci hai detto. Ma dove avete pregato? È nella casa di, e quello non è il gruppo di Padre Pio. Il gruppo di Padre Pio si riunisce nella chiesa, è presieduta dal sacerdote. E quando Padre Pio diceva non mi fate fare una brutta figura, intendeva anche questa, perché Padre Pio la Chiesa la portava nel cuore, proprio come Gesù. Poi c'è la spiritualità dei gruppi, da non confondere mai, perché a volte ho sentito dire: ma tanto il gruppo di preghiera, tanto il terzo ordine francescano, tanto il movimento di rinnovamento dello spirito. Certo, tutti siamo ispirati dallo Spirito Santo e andiamo verso la vita eterna, dove tutto è unità e siamo uniti con Dio per l'eternità. Ma qui dobbiamo anche dire che volto abbiamo noi. Ecco, la spiritualità dei gruppi è eucaristica, messa, adorazione. Noi facciamo sempre l'ora d'adorazione prima della celebrazione dell'Eucaristia, e prima dell'adorazione, come ricordava Giovanni, io mi dedico a confessare, perché è bello
che arriviamo puliti, perché ci fa trovare l'acqua santa la chiesa quando entriamo nella casa di Dio, per darci una pulitina. Poi è mariana la spiritualità dei gruppi. Padre Pio vuole il rosario, lo vuole. Io ho trovato difficoltà all'inizio in alcune comunità religiose, pensate, ma adesso il rosario lasciamolo stare, diciamo la messa, facciamo una catechesi, parola, la messa sì, Eucaristia, no, prepariamoci al rosario. Oggi celebriamo la festa di San Giovanni Battista, ma che fortuna ha avuto San Giovanni Battista, oltre alla sua missione di precursore, quella di incontrare Gesù e di esultare prima di nascere per la presenza di Gesù. Ma tutto questo è merito di chi? Della Madonna, che è andata per servire la cugina e non sapeva di portare il paradiso a quel bambino che era ancora chiuso nel seno della madre. Quindi se arriviamo a godere le gioie dello Spirito, queste, sappiamolo, passano per le mani, per il cuore di Maria. Ecco qua, allora, un gruppo deve sapere anche che non è senza testa, cefala, ma ha sempre il direttore spirituale, il proprio vescovo al quale il gruppo viene notificato perché lui fermi, autentichi, e lo fa questo. Allora il gruppo di preghiera è il gruppo di obbedienza alla Chiesa. Finora, grazie a Dio, come dicevano alcuni generali francescani, nell'ordine francescano non c'è stata nessuna eresia, né quella protestante né anglicana. Così può dire Padre Pio, nei miei gruppi di preghiera non c'è entrata mai la ribellione. Tutti capiscono che prima di ogni altra cosa devono diventare professori di obbedienza al proprio sacerdote. E questo è interessante. Nei fermenti che spesso si muovono dentro le parrocchie, un gruppo che sta fermo, saldo davanti al sacerdote, in ginocchio davanti a lui per dirgli: padre, dimmi che devo fare. Questo è importante. Qui ritrovo Padre Pio. Il gruppo spesso è visto dai parroci come un peso, ma io ho già tanto da fare, ma ho quello, quell'altro. E allora io ricordo il caso di Don Giancarlo Setti, parroco di Firenze, il quale lavorava, ma non raccoglieva niente nella sua parrocchia. Allora venne da Padre Pio e disse: padre, ma che devo fare? Devo rimanere là o me ne vado? Padre Pio ha detto: facciamo un patto. Tu ti prendi cura dei gruppi di preghiera nazionali, tutta l'Italia affido a te per i gruppi, e io mi occupo della tua parrocchia. L'ha messo così lui. Va bene padre, credo che mi convenga, ci sto. Io sono stato invitato da Don Giancarlo Setti nella sua parrocchia dopo qualche anno, trasformata completamente. Lui veniva qui a San Giovanni e diceva: padre, ma lo sai che è venuto pure quel pesce, è venuto pure quell'altro. Insomma, li ha raccolti tutti in quella chiesa. Si faceva adorazione per ore e ore ogni giorno. Ricordo quando andavo, c'era da fare un bel trafilo per le confessioni. La folla, appena vedevano il sacerdote disposto a confessare, lì, una parrocchia trasformata. E Padre Pio ha lavorato bene. Una volta arrivò a San Giovanni Rotondo un padre che era diretto alle missioni, però venne perché voleva una benedizione da Padre Pio: padre, tu mi aiuti, la missione è difficile, non so. Va bene. Dopo un paio di giorni questo poveretto cade e si spezza una gamba e dice a Padre Pio: padre, ma io sono venuto qua per prendere la benedizione e invece mi trovo con una gamba rotta. E ha detto Padre Pio: vedi, io lavoro, ma non posso fare da solo, allora chi mi dà una mano e chi mi dà un piede e io vado avanti. Mi ha detto un parroco una volta:
Io pensavo che il gruppo di preghiera fosse il solito movimento di devoti che danno fastidio. Ora ho capito che è l'unico sul quale io posso contare. Amen. Un altro giovane parroco mi dice: in ogni casa, quando vado a benedire a Pasqua, trovo l'immagine di Padre Pio. Io lo considero un marchio di garanzia. E fai bene, ho detto io, fai bene. Il mio apostolato nei gruppi è stato intenso. Io respiro dei gruppi come respiro di Padre Pio. E allora questo impegno l'ho preso con tutto il cuore. Per l'impegno dei gruppi, un mio vescovo non mi volle più in diocesi. Tu lavori per i gruppi di preghiera, te ne puoi andare. Il padre provinciale mi disse: adesso vediamo se è proprio il caso, ti sbarchiamo. Se non che capitano tante di quelle strane coincidenze per cui dovette intervenire il padre generale. Riunì il definitorio e disse: la messa delle 6 non si tocca. Padre Guglielmo, potete mandarlo dove vi pare. E allora mi trasferirono a Manopello, posso dire, perché conoscete dove è questo santuario. La mattina facevo tutto, pregavamo insieme, celebravo la messa e poi via, prendevo la macchina e andavo a aprire il santuario del Volto Santo e ripetevo tutto da capo. Questo per 3 anni di seguito. E mai ho avuto tanta forza come in quel periodo. Una cosa stupenda: quando si fa la volontà di Dio, nulla più pesa. E allora io ricordavo, proprio in quel periodo di sofferenza, ciò che mi disse Padre Pio la mattina prima della messa in sagrestia. Arrivò il padre guardiano correndo per dire una cosa a Padre Pio, che era seduto davanti lì in sagrestia, e aveva Padre Pio le mani nel tiretto, si appoggiava, stava più comodo. Arriva, boom, spinge il tiretto, quindi immaginate, lui un grido: qui gli sta la mano di Padre Pio. La sera avanti il padre guardiano mi aveva detto: tu padre qui non ci metti più piede, perché stai sempre qua, ti devi confessare, Padre Pio ti ha dato i consigli, adesso basta. Quando Padre Pio ha gridato: qua ci sta la mano di Padre Pio, ho capito, ho detto, io da qua non mi allontanerò. Ho continuato e né il padre guardiano mi ha mai detto: ma l'hai capito che te ne devi andare? Mai, mai, come se ci fossimo visti ogni volta la prima volta. Padre Pio guida i suoi figli, li guida e li fa lavorare. Quindi ero felice di stare vicino a Padre Pio e di lavorare con lui e per lui. Chi sta la mano di Padre Pio? Il sindaco di Assisi mi mandò, a nome di tutti i francescani del mondo, messaggero di pace all'ONU. Padre Pio mi ha voluto messaggero di speranza con tutti i gruppi di preghiera. Io ho lavorato per i gruppi in Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Toscana, Puglia, Campania, potete dire tutta l'Italia e anche la Sardegna. Le esperienze più belle forse direi le ho fatte in Sardegna. Paolo, dove sta? Ecco, bravo. Allora, per il Lazio io ho usato una strategia particolare: fondare i gruppi di preghiera a tappeto in tutti i paesi che stanno dall'Abruzzo, da Pescara a Roma. Perché? Perché io ho detto: qua bisogna preparare un fiume di anime per festeggiare, quando Dio vorrà, la beatificazione e la canonizzazione di Padre Pio. Voi lo ricordate, a Piazza San Pietro non servì, ci volle l'altra piazza e non bastava neanche. Si parlò di più di 1 milione di fedeli, il primo trionfo di Padre Pio, il secondo l'ha voluto Papa Francesco. Io volevo la folla
che Paolo VI nel 1975 definì l'esercito di Padre Pio, il fiume di anime che prega. Belle definizioni. I contatti con i gruppi, sempre utile l'aiuto dei figli spirituali che incontrava un po' dappertutto, la collaborazione di molti cari sacerdoti che io venivo a conoscere man mano e anche in alcuni casi con fratelli francescani, conventuali, cappuccini, di meno di cappuccini. Come capogruppo sceglievo, dove era possibile, un figlio spirituale, perché conosceva e amava già il padre. Nell'arco di 20 anni, l'ha detto già Giovanni, 78-98, i gruppi fondati da me superavano già i 400. Sono stato attento a distinguere l'annunzio del messaggio di Padre Pio, la sua spiritualità, dalla fondazione del gruppo, perché quando il gruppo dovesse sciogliersi, il messaggio rimane. Gli incontri, ordinariamente una volta al mese, all'inizio era possibile, poi non più. L'assistenza, la presenza personale, con un programma che prevedeva confessione generale, celebrazione dell'Eucaristia, catechesi sulla vita e sulla spiritualità di Padre Pio. Noi partivamo da Pescara come la falange, eravamo 30, 40, 50 macchine, quindi una ventina di famiglie e più, tutti i giovani che potevano, e andavamo nelle parrocchie ad animare. Che succedeva? Che anche se in una parrocchia trovavamo 7 persone o 5, la chiesa era sempre piena. Allora, io distribuivo la rivista della casa per far conoscere le notizie, la casa Sollievo, che sta sempre a cuore a Padre Pio. Gli opuscoli dove si parla della spiritualità di Padre Pio, i vari Deplian, e ne stampavamo ogni giorno. Allora, i più importanti argomenti li prendevamo da quelli suggeriti dalla CEI anno per anno, quindi molti opuscoli portano questi titoli: l'Eucaristia, il sacerdote, la confessione, la Chiesa, la Madonna. Abbiamo pubblicato una sintesi delle omelie dei cardinali che noi abbiamo invitato a presiedere ogni volta in tutti questi anni. Quindi è importante, perché il pensiero dei cardinali preparava al pensiero finale di definizione dell'eroicità delle virtù di Padre Pio. Poi abbiamo scritto anche un volumetto di 63 pagine, La voce dei pontefici, sono 6 che hanno avuto rapporto con Padre Pio e i gruppi di preghiera. La stampa era sempre a cura della Casa Sollievo, il signor Rotolo era sempre pronto. Padre, non si preoccupi, prepari e io stampo. Non esisteva ancora lo statuto allora, che per molti punti si ispirò alla nostra organizzazione. Ma il signor Rotolo non ne faceva mistero, anzi ogni tanto mi domandava: senti un po', ma come, che fai lì? Inizialmente si facevano convegni provinciali e diocesani, poi invece nelle riunioni abbiamo capito che bisognava evitare le riunioni, i convegni provinciali, perché prendevi un pezzo di diocesi da una parte, un pezzo dall'altra. Allora ha detto: facciamo soltanto convegni diocesani, e così abbiamo fatto. Poi si decise che ogni convegno, appunto, fosse sempre assolutamente presieduto dal vescovo. Invitate il vescovo a presiedere. Per cui il legame con il proprio vescovo e l'autorità della Chiesa sia sempre evidente. E anche i gruppi sentano vicino il proprio pastore diocesano. E voi considerate che ci sono delle diocesi molto estese, anche alcune proprio difficili da mettere insieme. Nelle nostre montagne un vescovo ci deve pensare prima, dove deve arrivare, quanta strada e quanto tempo gli ci vuole, no? Quindi è così. Allora i gruppi che sappiano
il vescovo è il loro pastore, il sacerdote li guida al vescovo, nella chiesa, con la chiesa e per la chiesa, è scritto nello statuto. Il mio contatto personale con i vescovi e con le conferenze episcopali ha molto giovato al coordinamento e all'attività dei gruppi, facilitando anche il rapporto dei direttori spirituali con i vescovi e con i gruppi. Con la canonizzazione di Padre Pio, molte di queste difficoltà sono scomparse, però c'è un rischio, quelli che noi, dovendo combattere di meno, ci raffreddiamo. Spero di no. Spero di no. Vi dirò alla fine una parola a questo proposito. Le diocesi attualmente affidate al mio coordinamento sono 11, 7 dell'Abruzzo e 4 del Molise. Non li elenco per non annoiarvi, però sono tutte bene organizzate. Quello su cui tengo molto è il convegno diocesano annuale. Da noi è partita questa iniziativa. Sicché adesso i vescovi là non si possono tirare indietro. Se un vescovo mi dice, ma io sono impegnato, come è capitato proprio con Bruno Forte ultimamente, allora ho detto, vabbè, posso fare io? Sì, e ho invitato un signor Castoro. Sì, sì, è stato... Il vescovo mi ha detto, veramente mi hai fatto un gran regalo, è uno spettacolo, ha detto, tutta questa gente che prega, canta e viene incontro così come una famiglia proprio riscaldata dell'amore di Gesù. Allora, io seguo particolarmente ancora del Lazio, Tivoli e Civitavecchia, perché li ho fondati tanto tempo fa, loro sono rimasti legati a me. Quando Don Pietro si è avvicinato per fare, dice, ma tu da dove vieni? Chi sei? Noi vogliamo continuare con... va bene, allora continuate, quindi Don Pietro ha accettato volentieri. Il nostro arcivescovo da vari anni celebra e presiede il convegno di Pescara, tutti gli anni viene, tu ci stai. Ha presieduto quello di Chieti a Casal Bordino e ora Monsignor Michele Seccia di Teramo, e io gli ho detto più di una volta, eccellenza, invita il vescovo Castoro, ma io l'ho già invitato e non è venuto, adesso lo invito io e vedrai che verrà, gli ho detto. Quindi stiamo aspettando questo, perché proprio a San Gabriele, quando facciamo il convegno, davvero è da guardare, una scena consolante, gremita quella chiesa, sempre oltre 3.000, un convegno dei gruppi, io ho fatto anche altri convegni dove siamo arrivati a 100, ma per quella diocesi dove siamo arrivati a 100 era già una grazia grande. Ci sono delle zone aride. La statistica, e qui entriamo un po' nel tribolato. Ogni gruppo con relativi dati, ogni incontro con relativo programma è registrato nelle numerose cartelle del centro regionale. Questo ha funzionato dall'inizio, l'ordine è la cosa più bella. Il divario che c'è tra i gruppi registrati nel centro internazionale e quelli del centro regionale non è una differenza voluta, ma solo la conseguenza delle difficoltà che alcuni gruppi incontrano nell'avvicendarsi dei direttori spirituali, dei capigruppo. E allora, pensate che io ho fondato i primi gruppi prima dell'80, insomma, in 40 anni circa, è chiaro che può capitare anche questo. Adesso lo stiamo però riprendendo. Ho incaricato una persona che sta lì e ha ripreso contatto con alcuni gruppi che sono rimasti male, quando dice, guardate che voi siete stati cancellati, e perché ci avete cancellato? Vabbè, adesso rimettiamo tutte le cose a posto, quindi avrete la Costituzione con tutto quello che si richiede perché un gruppo sia tale e funzioni come deve funzionare. La statistica rimane ancora qualche volta oscillante, temporaneamente
solo per il timore di spegnere il lucignolo che fumiga, ma se fiamme che lì risorgerà. Sorgono intanto nuovi gruppi con tutti gli adempimenti previsti dallo statuto. In alcuni casi il capogruppo, almeno in 3 paesi, è stato il sindaco. Ha detto: posso fare io il capogruppo? E faceva, fallo tu. È meraviglioso. C'era un sindaco che faceva ogni mattina un 150 chilometri in macchina per venire a partecipare alla messa che io celebravo, poi prendeva la sua benedizione e ripartiva. Padre Pio fa anche questo. Poi noi diamo l'epistolario a tutti i vescovi e a tutti i sacerdoti, chiaramente sempre omaggio, perché è perché vogliamo che conoscano Padre Pio. Nell'epistolario è Padre Pio che parla di Padre Pio, è lì che si vede la direzione spirituale, il carisma di Padre Pio, l'amore, la pazienza, la carità, la santità, direi io. Bello, allora, che conoscano direttamente Padre Pio. Oltre ai convegni zonali e diocesani, noi curiamo la partecipazione ai pellegrinaggi nei luoghi di Padre Pio e dovunque i gruppi si riuniscono, come nel caso della Santa Casa di Loreto ogni anno, oppure a Roma per la celebrazione eucaristica presieduta dal direttore generale dei gruppi o da altro prelato, addirittura dal Papa. È una fatica, ma quanta consolazione! Padre Pio una mattina, vedendomi arrivare in sacrestia, esclamò: ecco qua questa mia croce delizia. Così mi presentò alla gente, agli uomini che stavano in sacrestia. Insomma, io non me l'aspettavo, però dico, se vede che è così, tanto lui non sbaglia. Poi aggiunse: in paradiso questo qua ci vuole andare, ma non vuole sopportare niente. Quindi vedete, non pensate che io sia adatto per una cattedra. Non so sopportare niente, me l'ha detto lui. Sono certo, quello che diamo a Padre Pio e alla Chiesa è niente al confronto di quello che Padre Pio e la Chiesa danno a noi. Non siamo eroi. Padre Pio ci ha inculcato la devozione ai pastori della Chiesa. Ricordo che a San Giovanni Rotondo il vescovo Epimenio Giannico era lì, chiese la benedizione a Padre Pio, il vescovo, e Padre Pio rimase così. Poi ha detto: vabbè, io ti devo obbedire, però tu mi devi promettere che dopo tu la dai a me la benedizione. Vabbè, allora ci possiamo accordare. Quindi ha dato la benedizione. Un vescovo al primo incontro diocesano con i gruppi mi disse: non abbiamo bisogno di maestri. Non vi meravigliate? Il vescovo ha le sue idee, giustamente, anche se bisogna stare attenti quando parliamo di idee, se no, no, come hai detto tu, usciamo fuori. Però tutto è possibile. Ma io sapevo che questo vescovo da vecchia data aveva qualcosa contro Padre Pio, forse, non lo so. Va bene. Dopo la celebrazione chiarì al vescovo che il gruppo di preghiere è un gruppo di fratelli che interviene per fare una preghiera in comune, pregare insieme. Questo ha detto Padre Pio, solo questo. E poi aggiunsi: eccellenza, disponga di me e dei gruppi come vuole nella sua diocesi. Se ci vuole, ci accolga, se no chiude la porta in faccia. Quel vescovo, dopo qualche anno, presiedendo l'Eucaristia per noi, disse: fra qualche mese io sarò dal Papa, gli parlerò di tutto il bene che voi fate. Cambiato. Un altro vescovo mi ripeteva: io benedico ogni passo che date nella mia diocesi. Un parroco si oppose per lungo tempo alla mia presenza nella sua parrocchia, la gente lo chiedeva. Poi sente all'improvviso in pubblico, racconta che gli è andato in sogno Padre Pio e gli ha detto: ma tu perché non vuoi Padre Guglielmo qua? E lui si è scusato: Padre Pio, ma io non è che non lo voglio, vabbè, io sto aspettando San Giovanni. E lui mi ha raccontato questo, ho detto: vabbè,
ti mando macchine autista. È venuto, ha fatto le sue preghiere, è ritornato e ha detto: io voglio il gruppo di preghiera nella mia parrocchia, ci deve venire e poi ci deve ritornare ogni mese. Ha detto: vediamo quello che è possibile, lo fondiamo intanto. Ed è stato un padre veramente bravo e zelante, adesso sono andato in paradiso. Allora, questa è la conclusione che posso tirare, è semplice: l'accoglienza dell'urna del nostro santo fondatore a Roma e dovunque è stato uno spettacolo, un segnale storico per la Chiesa. Conserviamo tutte le immagini di quel fiume di anime accorse per venerare il grande testimone della misericordia, insieme al suo e nostro confratello San Leopoldo Mandic. Diceva padre Eusebio, stavamo insieme al refettorio, era ancora vivente padre Pio, non ti preoccupare, in dialetto, sta tranquillo, la Chiesa prenderà padre Pio e se lo metterà come un fiore all'occhiello. Beh, non so se deve fare di più Papa Francesco, l'ha preso da San Giovanni Rotondo, l'ha portato a San Pietro. Beh, se non è quello l'occhiello, ditemelo voi così. Sia nel nostro cuore l'appello di Papa Francesco: gruppi di preghiera, pregate, questa è la vostra ricetta. Mentre vi ringrazio per l'impegno, vi incoraggio perché i gruppi di preghiera siano centrali di misericordia, pensate, non è un giubileo di un anno, centrali sempre aperte e attive, che con la potenza umile della preghiera provvedano la luce di Dio al mondo e l'energia dell'amore alla Chiesa. Ricordate queste due cose. Siate apostoli gioiosi della preghiera. La preghiera fa miracoli. E qui finisce il pensiero del Papa. Possiamo definire la preghiera, io almeno così spontaneamente, il sasso nella fionda di Davide. Col sasso Davide spaccò la testa e ammazzò Golia. La preghiera sconfigge tutte le miserie e le cattiverie del mondo. A Roma io ho ringraziato il Papa quando ho potuto baciargli la mano, perché ha indetto il giubileo della misericordia e perché ha portato a Roma questi due santi cappuccini. Oggi qui, anche se non è presente, io ringrazio il Vescovo Castoro perché ci precede nel lavoro dei gruppi con l'entusiasmo della prima ora e cura con tanto amore l'opera di Padre Pio. Grazie dell'attenzione. Eloquente già l'applauso che è rivolto innanzitutto al Signore, certo, datore di ogni buon dono, perché come ci insegnano gli antichi, i padri della Chiesa, quando ascoltiamo una parola sapiente, una testimonianza sapiente, è a Lui che dobbiamo riandare, datore di questi doni ad ognuno. Per la sua Chiesa. Grazie Padre Guglielmo, perché questa sapienza che Dio dona, poi accolta nella vita, nell'esperienza biografica e spirituale di ognuno, e qui nel caso della tua, diventa anche poesia, diventa arte. Non so se anche voi siete stati colpiti da alcune affermazioni che hanno anche questo tenore bello, artistico, lirico, sapienziale. Per esempio: San Francesco mi ha chiamato, ma Padre Pio mi ha abbracciato. Che bella questa frase. C'è qui quella tenerezza, misericordia. Ieri l'ha fatto capire un po' Bruno Forte. E indica tante cose.
fedeltà, bontà, grazia, la stessa tenerezza, cioè tanti termini. La storia come successione di pennellate della sapienza di Dio, bellissima quest'altra tua affermazione. E poi ricordiamo alcuni passaggi cruciali, anche per fissare meglio, come facevano gli antichi, la ripetizione aiuta la memoria. È una continua ripetizione l'esperienza di fede cristiana, scritturistica, la repetizione, amore, preghiera e sacrificio, i tre ambiti. Padre Pio come mediatore, come maestro e come padre. Una domanda che ti vorrei fare anch'io, in ordine alla spiritualità dei gruppi di preghiera, giustamente hai detto eucaristica e mariana. Sì. All'eucaristia, mi domando, Luca 24, discepoli di Emmaus, si arriva attraverso la mediazione della parola, e in Padre Pio stesso c'era questa intima connessione tra parola ed eucaristia, e quindi un approfondimento come la parola, io su questo lavoro anche, può aiutarci, può rinforzare questa spiritualità eucaristica, per forza, e cioè così, perché senza la parola l'eucaristia è vuota. Poi un altro problema, tu dicevi l'adorazione, la società contemporanea ha difficoltà aggiungere all'adorazione anche noi che facciamo un percorso di fede, perché per esempio Luca 17, i 10 lebbrosi guariti, giusto? Solo uno torna a fare che cosa? Ringraziare? No, non sta soltanto ringraziando, il testo ci dice che si è inginocchiato, sta adorando. La ricerca filosofica l'ha compreso prima di noi. Un autore irlandese di nome Richard Kearney parla di anateismo, tornare a Dio dopo Dio. L'uomo contemporaneo ha questa difficoltà. Non riuscendo a oggettivare bene la propria esperienza di Dio, non riesce ad arrivare all'adorazione, ma si ferma prima, si accontenta di stabilire un compromesso con Dio, si accontenta di un rapporto superficiale con Dio. Quindi l'adorazione. Gli ostacoli, parlavi degli ostacoli, ben vengano gli ostacoli, significa che dietro c'è Dio. Dove la strada è troppo liscia, dietro c'è un altro. La parola di Dio a riguardo ci dice: la parola di Dio all'inizio è amara, è sempre amara, ma poi diventa dolce, più dolce del miele e di un favo stillante, dice la scrittura, libro dei Proverbi. La parola del demonio all'inizio è dolce perché ti conferma, ma poi diventa amara come assenzio. Questo ce lo dice la scrittura. Gli ostacoli ben vengano. Gli ostacoli ci aprono a quest'altra grande tematica, il combattimento spirituale, che richiamerà poi la dimensione educativa, ne parleremo poi col professor Iliceto. Oggi nessuno fa più combattimento spirituale, i nostri giovani non sanno cosa sia, ma ne parliamo dopo. Abbiamo preso spunto dal vostro lavoro, anche noi, e il pensiero, la voce dei papi, e come Casa Sollievo abbiamo editato qualche anno fa il pensiero dei papi su San Pio e la sua opera, un libretto che spero potrete trovare fuori. Lo aggiorneremo perché adesso si è aggiunta una nuova voce, Papa Francesco, quindi ci prepariamo alla seconda edizione. Bene, a te questa... Grazie, grazie Giovanni, e sono contento che hai toccato questi tre punti molto molto importanti. Il Vangelo, io vi assicuro che quando ero ragazzo la messa mi piaceva, ci andavo, l'ascoltavo, ma il Vangelo, l'omelia, oddio che penitenza, oh che penitenza, diceva mia madre, ma proprio devo, dall'inizio ci devo stare, sì, perché devo sentire la spiegazione del Vangelo, boh, a volte arrivava, a volte non arrivava. Io vi dico, con Padre Pio, già sacerdote io, ho scoperto che il Vangelo non è soltanto la verità di Dio è presentata a noi dal Figlio suo, e non è soltanto il canale dell'amore per cui Gesù arriva a noi, ma c'è un'altra cosa, c'è l'esultanza
c'è la letizia, quella scoperta da San Francesco, ma proprio nel Vangelo. E infatti, quando Francesco si converte, sente il bisogno di proprio recuperare, guadagnare questa letizia. Allora bisogna lasciare i beni, via i beni, bisogna umiliarsi, pronto a umiliarsi. La scoperta della letizia evangelica è formidabile. E io da lì ho sentito prorompente la necessità di scrivere, ma non per così, perché mi va da scrivere. A volte non è nemmeno che mi va, ho finito di fare tutta la giornata, ho pregato, mi devo riposare, no, mi devo alzare e devo scrivere. Ormai un libro ogni 2 mesi. L'ultimo, ecco, sono 2 volumi, I raggi di sole, che sono diciamo gli incontri e i segnali che il Padre Pio ha dato a tanti figli spirituali, I raggi di sole e le poesie. Anche Padre Franco una volta mi ha detto: ma Benedetto, tu scrivi sempre in poesia, ma la gente che se ne deve fare? Quando presentai la prima collana di 5 volumi e mi disse Padre Gerardo: ma Padre Guglielmo, ma tu perdi tempo, che ci fai con le poesie? Ma la gente ti apprezza la poesia. Io non riesco invece a scindere il contenuto del Vangelo, quello proprio più dolce, come certi frutti che vai dentro e trovi il miele. Così io trovo. E allora in prosa trovo difficoltà, dico io non riesco, ci rimetto il mio ragionamento, ci rimetto l'uomo. Invece lascia che quest'onda che viene da su esca e vada dove deve andare. Proprio così, il ruscello che si unisce al fiume. Quindi il Vangelo è poesia alla fine, è poesia. E pensare che la teologia che vuole presentare il Vangelo in un'altra maniera finisce, come dicevi, per fallire, non sfonda. Certo. Così deve essere. E anche i canti che avete ascoltato sono parte di questi tutti, perché abbiamo composto perlomeno 400-500 canti e sono quasi tutti i testi che ho scritto su San Francesco e Padre Pio. Il Vangelo dunque da sposare, perché quando tu ti sposi provi la gioia sicura, se non la provi quel giorno quando la provi? L'adorazione, sì. Io ho partecipato sempre alla messa che celebrava Padre Pio la mattina. Io ho chiesto a Gesù: io voglio stare vicino al Padre che mi hai dato, voglio bere come il bambino che beve il latte dalla mamma, ma tu mi devi fare una grazia, che io non perda mai una messa di Padre Pio. Una mattina, la sera ero rientrato stanchissimo, mi ero messo a dormire per terra per non essere proprio colto dal sonno, invece a un certo punto, come qualcuno che mi prende e mi scuote, mi sveglio, mi alzo e dico: sono le 5:05, sono passati 5 minuti, corro così sul matroneo. Padre Pio stava sull'altare, era l'ultimo periodo, celebrava seduto, Padre Onorato e l'altro era, e facevano così a Padre Pio: dai, comincia, no? È tutto pronto, il messale, guarda. E lui che toccava un foglio, girava l'altro. Appena io sono arrivato là, ho guardato: nel nome del Padre, del Figlio. All'adorazione ci si arriva passando per la messa. Questo è il segreto. Perciò Padre Pio: dai miei figli la messa, la comunione e il rosario ogni giorno. Ci si arriva passando per la messa. Un giorno un signore è venuto e ha detto: padre, ma io durante la messa mi distraggo, la mente mia se ne va a spasso, come già fare? Forse un napoletano. E Padre Pio ha detto: tu sai che da fare? Da lì sopra il Calvario ti fermi là e assisti a Gesù che muore insieme alla Madonna, a San Giovanni e a Maria Maddalena. Dopo un po' di tempo quel signore ha detto: ma sa che è una ricetta buona, non mi distraggo più, anzi adesso quando è finita una messa ho voglia di sentirne un'altra, vado a vedere se trovo in città un'altra messa. L'adorazione comincia da lì. E anche per questo la Chiesa
piano piano ha portato Gesù al centro della chiesa. Quando io stavo restaurando il santuario, l'ingegnere di arte sacra mi disse: padre, secondo le nuove teorie bisogna togliere il tabernacolo, portarla a un angolo, perché così l'assemblea non ha fastidio, è libero di fare tutti gli interventi, di parlare, di istruirsi. Bello, cacciamo fuori il maestro, così i maestri li facciamo noi. Ho temporeggiato un bel po' e ho detto a Padre Pio: ci devi mettere le mani tu. Dopo un paio di mesi è stato licenziato, è stato trasferito. Quindi il tabernacolo è rimasto là, bel mappamondo al centro, come deve essere al centro della nostra vita Gesù. Gli ostacoli, è naturale che ci siano. Padre Pio lo sapeva, che anche noi avremmo trovato gli ostacoli. Gesù l'ha detto: sì, io vi prometto il paradiso, però anche le persecuzioni, anche le difficoltà. E io, quando ho capito che Padre Pio mi stava mettendo sulle spalle un peso che per me era troppo, gli ho detto umilmente: padre, ma come faccio? Come faccio? Io non sono capace. Voglio, tu fai la parte tua, dove non arrivi tu, ci sto io. Noi gruppi, questo dobbiamo pensare. Facciamo la parte nostra, fai la parte tua, perché la parte sua, Dio, ma state tranquilli, che la fa, e quante volte gli tocca fare anche la parte nostra. Grazie. Con un chiudere in breve. Fai tu. Sì. Grazie. Ringrazio padre Guglielmo per la stupendo apporto che ci ha regalato con la sua relazione. Io penso che a questo punto possiamo fare il break. Va bene, rinnovo di nuovo il ringraziamento a padre Guglielmo. Per noi rappresenta veramente un punto di riferimento importante per tutti i gruppi di preghiera, per la storia che ci ha raccontato. Veramente dobbiamo tenerlo presente. Grazie ancora. Un 4, 10, 20.